Allora, stiamo facendo studio di funzione e abbiamo detto che cosa sono i limiti e se vi ricordate nella lezione scorsa, se non sbaglio, avevamo fatto una cosa del genere. Vi avevo descritto come si può prendere una funzione, togliere il suo valore in un punto, spostarlo in altezza, in un'altra altezza, e quella funzione da continua che era diventa non continua o discontinua in quel valore di x. Un esempio era questo, diciamo, in generale quello che vi ho detto è che voi potete fare questo tipo di costruzione, prendere una funzione che era continua, togliergli quello che vale per una certa x, in questo caso per x uguale 4, gli togliete il suo valore, la ridefinite per x uguale 4 con un altro numero. Ok? Questa costruzione è tipica per creare una funzione discontinua. E ve la dico perché se nel compito voglio mettervi una funzione discontinua, ovviamente la faccio in questo modo, ok? Non necessariamente togliendo il valore in 4, potrei dire per x da meno infinito a 4 la vostra funzione è una certa f, per x da 4 a più infinito potrei dire la vostra funzione è un'altra, non necessariamente la funzione costante, ok? Anche in quel caso la vostra funzione potrebbe risultare non continua perché dipende le due funzioni quanto valgono il loro limite per x che tende a 4 da sinistra della prima. Per x che tende a 4 da sinistra della prima e per x che tende a 4 da destra della seconda, se ci pensate. Ok, solito riassuntino. Qui c'è la solita funzione, proviamo a guardarla però, no? Che è la nostra funzione, vi ricordo, da cui è partito tutto. Quindi usiamo questa funzione per esaminare questo discorso. Velocemente perché l'abbiamo già vista tante volte. La funzione è questa. Prima di tutto, il suo campo di esistenza qual è? Beh, sono tutti i numeri per cui si può fare la divisione, quindi deve essere x meno 1 diverso da 0 e quindi x uguale 1 si deve escludere, no? Quindi questa cosa qui, come prima cosa, mi dice x diverso da 1. E poi questa regola vi dice di fare una radice e quindi x deve essere maggiore o ricordiamoci che radice di 0 si può fare, quindi maggiore o uguale di 0. Questa cosa si traduce, se la vogliamo scrivere come intervalli, ma possiamo anche scriverla così, si traduce nel prendere tutti i numeri da 0 a più infinito, 0 incluso, tranne l'1. E questo, se vogliamo scriverlo come intervalli, purtroppo diventano due intervalli sconnessi e dobbiamo farlo con l'unione. Però, ripeto, questo potreste anche scriverlo come l'intervallo 0 più infinito a cui avete tolto 1. Ok? Dove il meno può essere questa barra in diagonale o anche la barrettina orizzontale, come abbiamo detto. Benissimo. Questa funzione, giusto per scaldarci un pochino, ora stiamo vedendo cosa riusciamo a dire di questa funzione finora, no? Beh, sicuramente riusciamo a dire il suo segno, perché è una frazione e voi il segno di una frazione lo sapete fare. Come fate? Vedete il segno del numeratore e il segno del denominatore. E quindi ecco questo discorso qui. Vi ricordo, già che ci siamo, che quando vi viene chiesto il segno, quando dovete studiare il segno, dovete fare un grafichetto del genere che contiene il simbolo linea tratteggiata, il simbolo linea continua e anche i simboli zero dove serve, cosa che in questo grafico non c'è. Proviamo a metterceli. Allora, prima di tutto, questo grafico è un po' impreciso perché la vostra funzione è definita solo da 0 in poi. Quindi io partirei da 0 in poi, no? Non dobbiamo far pensare che si vada anche dietro. Prima non è definita, quindi lo possiamo cancellare in questo modo.
Diciamo che questo qui sopra è il numeratore, quello sotto è il denominatore, sempre bene segnarlo. E a questo punto ci chiediamo, quando è che il numeratore è positivo? Quando è che radice di x meno 1 è positiva? Ce lo chiediamo così, perché questo ci aiuta a risponderci. Beh, ovviamente quando radice di x è maggiore di 1. Come ho fatto? Ho portato a destra il meno 1 e l'ho cambiato di segno, ho aggiunto più 1 ad ambo i membri, come vi pare, però dovete sapere che un numero meno 1 è maggiore di 0 quando quel numero è maggiore di 1, ok? Quando è che radice di x è maggiore di 1? Beh, radice di x è maggiore di 1, se ci pensate, quando x stessa è maggiore di 1. Ed ecco che viene che la risposta alla domanda, qual era la domanda che ci eravamo fatti? Quando è che radice di x meno 1 è positivo? Quindi dov'è che dobbiamo mettere la linea continua? E ci siamo risposti poco fa quando x è maggiore di 1. Ok, ve lo sto solo dicendo a voce, dovreste essere in grado di farlo anche voi in questo modo. Ok, quindi qui ci metto la linea continua. Conseguentemente, la risposta alla domanda quando è che radice di x meno 1 è minore di 0 sarà dall'altra parte, i valori che non ho segnato, no? Quindi qui ci metto la linea tratteggiata. Ora, nel punto 1, diciamo che si chiama teorema di permanenza del segno, se volete, se la vostra funzione prima valeva meno e poi vale più, qui deve valere 0, no? Però controlliamolo sempre esplicitamente questa cosa, perché potrebbe essere anche non definita. Cioè, radice di 1, quant'è? 1. 1 meno 1 fa 0. Qui, però sopra stiamo facendo, questo è il numeratore, ok? Quindi non perdete di vista sempre quello che state facendo, state studiando il numeratore. Quindi qui ci va un bello 0, che significa che il vostro numeratore vale 0 in 1. Perfetto, andiamo a vedere il denominatore. Quando è che x meno 1 è maggiore di 0? Quando x è maggiore di 1, stessa linea continua, stessa linea tratteggiata e quando x vale 1, quanto vale il denominatore? 0, quindi qui ci mettiamo un bello 0. Se stavate pensando che la funzione non è definita, non stiamo ancora parlando del rapporto. Questo è il denominatore, giusto? Di n. Ok, ragazzi? A questo punto manca il segno finale, certo. Tutto questo l'abbiamo fatto per fare una bella linea qui e qui sotto dobbiamo metterci i segni finali. Più diviso più, quanto fa? Direi più, e quindi qui ci possiamo mettere un bel più. Meno diviso meno, quanto fa? Direi più, quindi ci mettiamo un bel più. E ora attenzione, finalmente ti diamo soddisfazione. Se sopra c'è 0 e sotto c'è 0, quanto fa? No, purtroppo un numero diviso 0, qualunque sia il numero, anche se il numero sopra era 0, non si può fare. Questo o lo sapete, ragazzi. Un numero diviso 0 non si può fare, ok? Anche se il numero sopra è 0. E quindi qui che ci mettiamo? Dobbiamo decidere un simbolo per dire non si può fare. Se vi ricordate, avevamo deciso una crocetta, no? La X che significa lo tolgo. Questa è la situazione in cui qualcuno può usare il pallino nero se è abituato, però io preferisco proprio essere chiaro, la crocetta mi dà più l'idea che lo sto escludendo. Perfetto, quindi la vostra funzione è sempre positiva e come avevamo detto fin dall'inizio, in 0, scusate, in 1 non è definita, però capito, no? Il numeratore e il denominatore sono definiti e valgono 0. Perfetto, come si traduce sul grafico? Allora, la vostra funzione sarà positiva di qua e positiva di qua e su questa retta che vi ricalco in rosso, la vostra funzione non c'è, ok? Quindi di qua non ci deve passare la vostra funzione. Se per caso, quando la andate a disegnare, venisse una cosa del genere, come infatti viene, e adesso lo vedremo, mi raccomando, precisate che qui non ci passa, magari mettendo un bel segno a croce, ok? Una cosa del genere. Ora l'ho fatto con questi colori orrendi, poi sul foglio ovviamente lo mettereste più chiaro. Perfetto. Perché vi ho detto tutto questo? Perché adesso per fare i limiti, se vi ricordate, la prima cosa che dobbiamo chiederci è dove vanno fatti questi limiti? Vi ricordate la condizione su x per poter fare il limite?
che x deve essere un punto di accumulazione. Se anche non ricordate la definizione di punto di accumulazione, ma per favore ricordatevela, vi ricordo qual era l'idea. È vero che a me non interessa cosa fa la funzione nel punto dove guardo il limite. Quindi se faccio il limite per x che tende a 18, non mi interessa che la funzione sia definita in 18, ma devo vedere cosa succede per valori di x arbitrariamente vicini a 18. Cioè, devo vedere cosa succede quando x vale 17,9, 17,99, 17,999 e così via. Questo si traduce nel dire che qualunque intorno io prendo di 18, con questo qualunque sto implicitamente pensando piccolo a piacere, cioè può essere proprio minuscolo, 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 ma lì dentro qualche punto della funzione ci deve essere. Se no, come faccio a valutare quanto vale la funzione lì vicino? Ok? Questa è l'idea e questo è il concetto di punto di accumulazione, che qualunque intorno prendiate, in quell'intorno c'è almeno un punto sul quale potete calcolare la funzione, quindi almeno un punto del campo di esistenza della funzione che ovviamente non sia x con 0 stesso, perché x con 0 stesso in tutto questo discorso, nella mia frase 18, che non sia 18 stesso, perché quello non ci interessa per il limite, ok? Ok, quindi ci chiediamo quali sono i punti di accumulazione di questo insieme? Se CE indica il campo di esistenza, l'insieme dei punti di accumulazione si indica mettendoci questo apicetto in alto a destra, come il simbolo di derivata. Ok, infatti si dice anche l'insieme derivato, però non c'entra niente con la derivata. Bene, quali sono i punti di accumulazione? Ora, qui dovete impararlo, capirlo, che i punti di accumulazione di un intervallo in generale sono tutti i punti dell'intervallo. Provate a pensarci, se qualunque intorno di un punto dentro l'intervallo contiene altri punti di quell'insieme, direi di sì, no? Cioè, se io prendo 3 nell'intervallo 2, 5 e prendo un intornino di 3, per quanto piccolo possa essere questo intornino, contiene oltre a 3 altri punti dell'intervallo 2,5? Certo. Comunque piccolo lo prendiate, no? Quindi vedete banalmente punto di accumulazione 3 dell'intervallo 2,5 e non perché 3 è speciale. Qualunque valore voi prendiate tra 2 e 5 è punto di accumulazione per l'intervallo 2,5, compresi gli estremi, giusto? Quindi i punti di accumulazione di un intervallo sono tutti i punti dell'intervallo, tutte le x dell'intervallo, tutti i numeri dell'intervallo, compresi gli estremi, indipendentemente che l'intervallo fosse aperto o chiuso, a sinistra, a destra o da entrambe le parti. Ok? Quindi i punti di accumulazione di questo, che sono l'unione di due intervalli, sono i punti di accumulazione del primo, i punti di accumulazione del secondo, che uniti insieme fanno tutto l'insieme 0 più infinito. Notate l'utilizzo della parentesi quadra anche dalla parte di più infinito, che vi ricorda che anche più infinito può essere punto di accumulazione di un insieme e vi ricorda che quindi l'insieme dei punti di accumulazione può contenere altri valori, altri elementi, non dico più numeri perché più infinito non è un numero, può contenere altri elementi rispetto all'insieme di partenza e quindi in generale è un sottoinsieme di cosa? Di quello che abbiamo chiamato R esteso, no? Cioè R a cui abbiamo aggiunto più infinito e meno infinito. Perfetto, quindi noi adesso a rigore dovremo fare i limiti per tutti questi valori qui dentro. Quindi dovremo fare limite per x che tende a 0 da destra, limite per x che tende a 1, sia da destra che da sinistra, limite per x che tende a 42, sia da destra che da sinistra, limite per x che tende a più infinito, limite per x che tende a e, limite per x che tende a 3,18, limite per x che tende a 57,2. Tutti questi limiti dovremo fare, ok? Dimmi. No, perché i punti di accumulazione di un intervallo sono tutti i numeri in quell'intervallo, compresi gli estremi. Quindi
Quindi i punti di accumulazione dell'intervallo 0-1 sono tutti i punti da 0 a 1, compreso 0 e compreso 1. E lo stesso da 1 a più infinito sono tutti i valori in 1 più infinito, compreso 1. Quindi quando vai a fare l'unione, ne basta uno dei due ovviamente, ma sta addirittura nei punti di accumulazione di entrambi, ok? Ti torna? Bene. Qual è il punto? Quindi, se adesso io vi dicessi, bene, fate il limite per x che tende a pi greco della vostra funzione. Anzi, ditemi quant'è il limite per x che tende a pi greco di f di x. La mia affermazione è che questo limite è banale, dove banale significa che è evidente, ovvero quanto? Radice di pi greco meno 1 fratto pi greco meno 1, cioè f di pi greco. Perché? Perché la nostra funzione è continua. Come facciamo a dire che è continua? Teoremi sulle funzioni continue. Se f è continua e g è continua, anche il rapporto tra f e g è una funzione continua, dove g è ovviamente diversa da 0. Perché se g vale 0, il denominatore vale 0 e quindi il vostro rapporto non è definito. E chi ci dice che il numeratore è una funzione continua? Dobbiamo sapere che radice di x è continua e che la funzione costante uguale a 1 è continua. Però radice di x non è un polinomio. Esatto, no, in generale, diciamo, questo non è un polinomio. Sotto possiamo dirlo perché abbiamo detto tutti i polinomi sono continui. Sopra possiamo dirlo se abbiamo fatto a parte teorema la funzione potenza x alla qualche cosa è una funzione continua. E ve lo dico, la funzione potenza è anche una funzione continua. Se volete, questo rientra nella frase che si dice di solito: tutte le funzioni elementari che avete in mente, che usate voi, sono funzioni continue, compresa la radice. Ok? Bene, quindi il limite per x che tende a pi greco non serve. Il limite per x che tende a 42, quanto viene? F di 42. Quindi tutti questi limiti... Non serve farli, no? Tranne uno, anzi due. Ce ne sono due non banali. Quali sono? Secondo me la nostra funzione è continua anche in 0. In 1 e in più infinito. La nostra funzione in 1 non è proprio definita. E in più infinito f di più infinito non ha proprio senso, ok? Quindi in generale, quando più infinito è punto di accumulazione o quando meno infinito è punto di accumulazione, ovviamente dovete fare il limite in quel valore. Notate che non dovete fare il limite per x che tende a meno infinito, perché? Perché non è punto di accumulazione meno infinito, no? Non l'avete, non è venuto qui fuori nel discorso dei punti di accumulazione. Ok. E questo è il senso di questa frase, ok? Proviamo adesso a fare il limite per x che tende a 1, cioè questo, perché succede qualcosa che succederà spesso quando fate questo tipo di limiti. Mentre il limite per x che tende a più infinito lo lasciamo per dopo. Allora, è vero che radice di x meno 1 fratto x meno 1 è uguale a questa roba qui? Cioè, chiedetevi, è vera questa uguaglianza? E se dite sì, è vera, provate a spiegarmi perché. Stiamo moltiplicando e dividendo per lo stesso numero, non avrei saputo dirlo meglio, ok? Dite, ma a che serve questa cosa? Beh, vedrete a che serve. Sto, se volete, facendo una cosa che è il contrario di quella che facevate a scuola. Sto derazionalizzando, cioè dopo questo passaggio la radice starà al denominatore. Normalmente voi fate il contrario, no? Se la radice è al denominatore la portate al numeratore. In questo caso mi fa comodo che la radice torni al denominatore, perché guardate che cosa strana che succede. Di sopra con questo passaggio viene x meno 1. Perché?
cosa mi direste per convincermi che avete capito? Somma per differenza o differenza di quadrati. È una di quelle cose che si chiamano prodotti notevoli. Se non lo sapete, non ve lo ricordate, non è un problema, fate questo per questo, ok? Vengono quattro termini, di cui due si semplificano. Radice di x per radice di x fa x. Perché? Perché possiamo dire che radice di x per radice di x fa x? Vi faccio vedere quante cose sono dietro. Io con questa domanda ti sto suggerendo che non è sempre vero che radice di x per radice di x fa x. Perché sarebbe x sarà un mezzo, per x sarà un mezzo, se si abbatte insomma non si esponente. Va bene, dai, per dire radice di x effettivamente x deve essere positivo. No, volevo che mi diceste perché x è positivo, altrimenti non va bene. Però se x è negativo, radice di x proprio non è definito. Quindi dimenticate questa mia ultima frase. Perfetto, quindi radice di x per radice di x viene x, e meno 1 per più 1, no, meno 1 per 1 viene meno 1, quindi sopra viene x meno 1. Sotto cosa viene? Beh, sotto non c'è niente da fare, rimane x meno 1 per radice di x più 1. Ora attenzione ragazzi, succede una cosa molto importante, semplifico sopra e sotto. E quindi ottengo alla fine, ve lo riscrivo qui, che radice di x meno 1 fratto x meno 1, no? Questa parte iniziale, seguo tutte le uguaglianze, è uguale a 1 fratto radice di x più 1. Quando scrivete quest'uguaglianza, la scrivete tranquilli oppure avete un piccolo sussulto, un piccolo fastidio allo stomaco? Ovviamente la risposta è che avete un piccolo fastidio allo stomaco e poi mi dovete dire perché, quindi ditemi direttamente perché. Perché queste due espressioni, a voler essere pignoli, non sono mica uguali. Hanno per esempio un campo di esistenza diverso. Infatti, se voi voleste dire veramente che sono uguali a essere pignoli, dovreste aggiungere che sono uguali potremmo scrivere sono uguali per ogni x, sono uguali per tutte le x diverso da 1. Perché se ci mettete x uguale 1, il secondo membro viene un bel un mezzo. Il primo membro viene un bel non si può fare. Ok? Quindi non mi potete dire che sono uguali, no? Se uno dice sono uguali, io provo, se provo per sbaglio proprio 1, dico, oh cavolo, non funziona. Però la magia che succede è che qualunque numero ci mettiate diverso da 1, queste due robe vengono uguali. Sì, però in realtà se anche ci metti x minore di 0 sono uguali nel senso che entrambe non esistono. Per quello non ve l'ho precisato. Certo, se volete che il risultato sia un numero deve essere anche x maggiore o uguale di 0. Cioè devono essere, dovete prendere x nel campo di esistenza del primo membro, che è quello che vi dà il campo di esistenza più piccolo. Ok, perché qui non l'ho scritta questa cosa? E perché nello svolgimento di un esercizio del genere voi potreste sentirvi autorizzati a non dover scrivere che quest'ultima uguaglianza è vera solo per x diverso da 1? Perché sta scritto sopra. Dove sta scritto sopra? Abbiamo detto che è una funzione. Il campo di esistenza. Beh, dovreste scrivere x nel campo di esistenza. Esatto, dove sta scritto? Ah, esatto, ah, accidenti, mi hai letto questa cosa, ok. Allora, potreste sentirvi autorizzati, perché vi ricordo che voi questo conto lo state facendo per fare questo limite, no? E nel fare questo limite tenete a mente che voi siete interessati a cosa fa questa funzione vicino a 1
ma non vi interessa nulla di cosa fa la funzione in 1. Quindi un'altra funzione, che è un'altra funzione, che però è uguale sempre alla prima, tranne che in 1, per il limite è esattamente la stessa cosa. E quindi potete scrivere che il limite, questa roba qui, è uguale al limite per x che tende a 1 di 1 fratto radice di x più 1. E qui il miracolo accade. Qual è questo miracolo? Quanto viene questo limite? Come hai fatto? Puoi sempre sostituire per fare i limiti? O devi prima dire qualcosina per poterlo fare? Ti ho chiesto, puoi sempre sostituire il valore della x per fare il limite? Ah, è ovvio, no, me lo devi dire. Se devi fare l'esame non c'è nulla di ovvio. Se ti faccio la domanda devi rispondere alla domanda. Quindi dimmelo bene. Limite per x che tende a 1 di 1 fratto radice di x più 1 è uguale a un mezzo, perché la funzione è continua dove? Nel suo campo di esistenza, va bene, in particolare deve essere continua in 1, questo è quello che interessa a te. E come fai a dire che è continua? Beh, esatto, quali e che teoremi applichi? Ok, per questo. Poi la costante è una funzione continua, mi sembra che l'abbiamo detto, no? E poi qui applichi anche il teorema della somma di funzioni continue. Perfetto, è pignolo, lo so, però capito, all'inizio è bene precisare tutte queste cose. Bene, questa è una funzione continua e quindi il risultato viene 1 fratto radice di 1 più 1, cioè uguale un mezzo, che è, immagino, quello che è scritto qui sotto. Ok. Bene, sapendo questa cosa, scrivete questa funzione qui, sopra x quadro più 2x meno 3 e sotto x più 3, e fate lo stesso ragionamento. Prima chiedetevi dove dovete fare i limiti, poi chiedetevi quali sono i limiti, quelli non banali, che vanno fatti davvero, e poi fateli. Provateci un attimino da soli, 5 minuti. Campo di esistenza, poi campo di esistenza derivato. Ma solo il meno 3.
Allora, ragazzi, quello che dovresti aver fatto è campo di esistenza uguale, c'è un denominatore che mi dà x diverso da meno 3 e c'è un numeratore che è un polinomio che mi dà tutto r. Quindi il campo di esistenza è tutto r meno l'insieme che contiene meno 3. Se preferite potete scriverlo come l'intervallo meno infinito meno 3 unione l'intervallo meno 3 più infinito. A questo punto vi chiedete quali sono i punti di accumulazione di questo insieme, cioè qual è il suo derivato? So che degli intervalli i punti di accumulazione sono quell'intervallo chiuso, compreso eventualmente meno infinito e più infinito. E quindi mi ricordo che, come in genere l'intervallo chiuso col meno infinito o l'intervallo chiuso col più infinito non si scrive, mi ricordo che questa roba è un sottoinsieme di R esteso. Poi rifletto e dico, arrivo fino a meno 3, lo devo prendere, devo unire ancora da meno 3 a più infinito. Quindi in realtà non tolgo niente da questo meno infinito più infinito. Quindi in realtà questa roba qui è proprio tutto R esteso, no? Se volete essere pignoli. Vi ricordo che contenuto significa anche contenuto uguale, no? Alcune volte, se lo volete precisare, potete mettere contenuto uguale. Però se uno vuole precisare che intende contenuto ma non uguale, in genere lo dice o lo segna in qualche modo. Perfetto, quindi dobbiamo fare i limiti per x che tende a qualunque cosa. Però pensiamo, questa mia funzione è continua dove? Continua. In genere l'espressione è continua nel campo di esistenza, perché è il rapporto di funzioni continue, polinomio-polinomio. Il rapporto di due funzioni continue è continua dove la funzione denominatore è diverso da zero, perché ovviamente se la funzione al denominatore è uguale a zero, il vostro rapporto non esiste, quindi è continua nel campo di esistenza. Quindi gli unici punti in cui fare il limite, dobbiamo fare limite per x che tende a i numeri o gli elementi che stanno in R esteso tranne il campo di esistenza. Quindi cosa vi rimane? Vi rimane meno 3, meno infinito e più infinito. Questi sono i limiti da fare. E quindi facciamo limite per x che tende a meno 3. Come si fa questo limite? Vorrei adesso, nel fare questo limite, che capiste che è esattamente la stessa cosa che succedeva prima. C'è il denominatore che si annulla in meno 3, giusto? Cominciate a metabolizzare, che significa che al denominatore c'è un pezzo del tipo x più 3. In questo caso è evidente, il denominatore è esattamente x più 3. Però capite che il denominatore potrebbe valer 0 anche se fosse x più 3 per qualcos'altro. Potrebbe per esempio essere x quadro più 3x. Secondo voi x quadro più 3x vale 0 quando x è meno 3? Perché? Perché raccolgo la x e raccoglio x più 3. Raccogliete la x, viene x più 3 per qualcosa. Non ci interessa il resto qualcosa. Bene, quello che vi sto dicendo, ragazzi, è che se qualcosa vale 0 in meno 3, quel qualcosa è sicuramente x più 3 per qualcos'altro. Sempre. In un senso che adesso piano piano preciseremo. Allora, qual è il modo di far sì che si tolga questo 0 di sotto, se vogliamo provare? Cercando di vedere se anche al numeratore si può raccogliere x più 3. Se si può fare, si semplifica e si ottiene una nuova funzione, pensatela in generale, che non ha più x più 3 al denominatore, perché avete semplificato. Questa nuova funzione di conseguenza non sarà identica a quella di partenza,
perché per esempio c'è un campo di esistenza diverso. Questa nuova funzione sarà una funzione che va, è definita anche per x uguale a meno 3. Vedete come sto rifacendo lo stesso discorso di prima? Quello che vi sto suggerendo è che questo tipo di limiti si risolve sempre in questo modo, adesso lo vediamo, e corrisponde al fatto che la vostra funzione aveva in quel punto una discontinuità eliminabile, o meglio, in quel punto la vostra funzione non era definita, ma la potete definire e ottenere una funzione continua su tutto R, facendola valere quanto? Esattamente il valore che viene del limite, no? Che è la vostra funzione a cui avete tolto l'x più 3 sopra e sotto. Bene, dopo tutte queste parole, facciamolo, devo solo osservare che il numeratore si decompone come x meno 1 per x più 3. E dopodiché, fatto, sotto c'è x più 3, e quindi la vostra funzione è uguale a x meno 1 se, magari precisiamolo, x diverso da meno 3. Ma tanto al limite non importa. Al limite per x che tende a meno 3 non interessa. Noi l'abbiamo scritto per precisarlo, ma non interessa. E quindi possiamo scrivere che il limite per x che tende a meno 3 di f di x è uguale al limite per x che tende a meno 3 di x meno 1, e questo limite è uguale a meno 4. Perché? Perché? Perché x meno 1 è continua, l'avevi detto? Ah, non l'ho sentito. Mi raccomando ragazzi, limite per x che tende a meno 3 di x meno 1 uguale a meno 4. Perché? Risposta, perché ho sostituito 18. Perché x meno 1 è una funzione continua e quindi posso sostituire 30 e lode. Ok? Cioè, poche parole in più, d'accordo? Uguale meno 4. Benissimo. Allora, io adesso vi ho solo fatto degli esempi, giusto? Allora, vediamo un attimino adesso delle tecniche di calcolo più generali per fare questi benedetti limiti. Queste tecniche di calcolo, qui le ho, se volete, un po' riassunte in questo elenchetto. Vediamo se c'è. Per ora queste tre mettiamo. Allora, la prima tecnica di calcolo che dovete saper usare è dei limiti che già sapete. Sembra strana come tecnica di calcolo, no? Ma se vi viene da calcolare il limite di 3 alla x per x che tende a più infinito, voi cosa dovete fare? Voi dovete pensare alla funzione y uguale 3 alla x. Pensare significa disegnarvela, se non riuscite a immaginarla nella testa, e dite la funzione 3 alla x è fatta così, ok? E questo lo dovete sapere perché abbiamo studiato le funzioni elementari. Le funzioni elementari, i loro grafici dovete saperli: esponenziale, logaritmo, funzioni trigonometriche, funzione potenza. Ok? Bene, il grafico di questa funzione è così. E se io adesso quindi vi chiedo di calcolare il limite per x che tende a più infinito di 3 alla x, quanto viene questo limite? Guardate la figura e dite, quando x va verso più infinito, quindi quando x si avvicina a più infinito, la y cosa fa? Dovete seguire sulla curva la y del punto man mano che la x va verso più infinito. Ed è chiaro che il punto cammina sulla curva in salita. Ok? Qui sono uscito dallo schermo, quindi non posso più andare avanti, però è chiaro che questo punto va verso più infinito di y, e quindi questo limite è uguale a più infinito. Come esercizio potrebbe essere utile
far vedere da questa descrizione qualitativa che vi ho fatto che è verificata la definizione di limite. Definizione di limite che vi ricordo, ce l'avete sugli appunti e la trovate ovunque, era quella che diceva per ogni intorno di y, quindi in questo caso per ogni intorno di più infinito, esiste un intorno della x, in questo caso anch'essa più infinito, quindi esiste un altro intorno di più infinito, tale che quando x appartiene a questo intorno e non è proprio più infinito, in questo caso non serve dirlo, perché l'intorno di più infinito non contiene più infinito, allora f di x sta in quest'altro intorno. Se ve la traducete questa cosa, ricordandovi che l'intorno di più infinito è un intervallo che va da un certo punto in poi, un intervallo aperto, cioè aperto, un intervallo illimitato a destra, questa cosa diventa per ogni m maggiore di 0 esiste un n maggiore di 0, tale che se x è maggiore di n, allora f di x è maggiore di m. E con la f uguale a 3 alla x diventa per ogni m maggiore di 0 esiste n maggiore di 0, tale che se x è maggiore di n, allora 3 alla x è maggiore di m. E ripeto, sarebbe utile questa frase ultima che ho detto, oltre a ricavarvela, e che adesso sto scannendo in maniera lenta sperando che venga nella registrazione, così eventualmente ve la potete risentire, questa frase, dicevo, sarebbe utile a questo punto verificarla, perché è un'implicazione, dati questi m ed n, dice se x è maggiore di n, allora 3 alla x è maggiore di m. E voi questo n dovete trovarlo in funzione di m. Adesso, ad ascoltarmi così senza scrivere niente, è incomprensibile quello che sto dicendo, ma vi sto invitando, poi con la registrazione, a provare a fare l'esercizio. Come primo esercizio, provare a scrivere qual è l'esercizio, a capirlo, ok? Che è il calcolo di un limite tramite la definizione, semplicemente. Bene, questa cosa comunque va saputa, ok? I limiti delle funzioni elementari li dovete sapere e non li dovete sapere a memoria. Vedete come l'ho fatto? Ve l'ho fatto dal disegno. Quindi quando avete una funzione elementare ve la disegnate, così verificate che vi state ricordando quel grafico e da lì tirate fuori il limite. Per esempio qui limite per x che tende a meno infinito invece, quanto verrebbe di 3 alla x? Guardiamo la funzione, mettiamoci sulla curva, camminiamo in maniera tale che la x vada verso meno infinito e chiediamoci la y quanto sta avvenendo? Sempre più vicino a 0, ok? E quindi questo limite viene 0. Bene, la seconda cosa che ricade nelle tecniche di calcolo, diciamo, sono quei cosiddetti limiti speciali, che forse voi vi ricordate con la parola notevoli. Ok? Significa semplicemente dei limiti particolari, significa in genere dei limiti che se provate a farli con le tecniche di calcolo standard non vi riescono. Ok? Sono limiti difficili, tant'è che si fa un teorema che dice quel limite lì. In questo caso, per esempio, il primo limite notevole che vi do è questo qui. Questo è un limite per x che tende a più infinito, ma va bene anche meno infinito, viene lo stesso, di 1 più qualcosa fratto x alla x. Bene, questo limite qui viene e elevato a quel qualcosa, che si legge delta. E questo vale qualunque sia questo delta, no? Per tutti i numeri reali. Vedete la particolarità di questa funzione? Questa qui, secondo voi, è una funzione potenza o una funzione esponenziale? Perché esponenziale? Perché la x... Perché la x è all'esponente, giusto?
Però quando è invece che ha una funzione potenza? Quando? X elevato a un numero, molto meglio. Quindi una funzione potenza è x elevato a un numero, quindi direi quando la x è nella base, no? Esponenziale quando la x è nell'esponente e potenza quando la x è nella base. Entrambe queste frasi sono sbagliate, però dovrei essere più preciso. È esponenziale quando la x sta... Esponenziale quando la x sta... parolina nell'esponente. No, ragazzi, vi ho detto la pausa e non la facciamo più il lunedì, si fa tutta una tirata. Finiamo alle 17:40, vi concedo 10 minuti. Allora, si dice esponenziale quando la x sta, parolina, nell'esponente. Qual è questa parolina? No. Si dice esponenziale quando la x sta, parolina, che dovete indovinare, e poi nell'esponente. Manca una parolina, se no la definizione non è corretta. In particolare questa qui, ragazzi, non è esponenziale. Okay? Quindi dovete chiedervi perché questa non è esponenziale. Ce l'ha la x nell'esponente. Cos'è che sbaglia che non la rende esponenziale? Solo nell'esponente. La parolina chiave è solo. Per essere esponenziale, ragazzi, la funzione esponenziale è a alla x. Quando scrivo a alla x e accanto probabilmente vi ho detto a elemento di r, probabilmente positivo, intendo dire che a non c'ha la x, ok? A elemento di r significa che a è un numero, non ce l'ha la x, non è una funzione, ok? Dovete abituarvi a ragionare in questi termini. In questo caso la x è anche nella base. Per lo stesso motivo non è una funzione potenza, perché per essere potenza la x deve stare solo nella base e non anche nell'esponente. Per questo motivo questa funzione qui, ragazzi, è molto, molto strana, ok? E infatti quando andate a fare il limite succede questa cosa molto particolare, che esce fuori questo numero e. Dite, ma da dove esce? Qui non c'era e. Come è uscito questo e? Esce fuori dalla stranezza di questa funzione. Tra l'altro, questo è il modo in cui si definisce, se volete. Questo numero e è per definizione proprio il limite per x che tende a più infinito di 1 più 1 su x alla x. Ok, è così che esce fuori il numero 2,71828182, quel che è. Era il mio numero di telefono da piccolo, queste le prime cifre decimali di E, quindi me lo ricordo bene. Ok, quindi se vi capita un limite in cui c'è un'espressione del genere, vi viene... D'accordo? Adesso attenzione ragazzi, la terza tecnica è quella che vi permette di combinare un sacco di cose. La terza tecnica si riassume dicendo le operazioni in R esteso. Ed è una cosa che voi già sapete, ok? Però ci tengo che la capiate in questo linguaggio, perché quello che sapete voi è una abbreviazione di qualche cosa. Voi sapete a memoria dei mantra, ma non sapete che cosa significano. E anzi, lo faccio alla rovescia, ve lo chiedo e vi chiedo di spiegarmi. Sapete quanto fa più infinito più infinito? Sentite com'è uscito fuori potente questo? Scorre potente l'infinito in voi. Mi sapreste spiegare che cosa significa questa frase? Posto che più infinito è un simbolo. No? E io la somma tra due numeri la faccio tra numeri, so fare 3 più 4, ma più infinito più infinito. No, non è un numero estremamente grande più infinito, non è un numero, ok? Più infinito è un simbolo che noi mettiamo dentro un sacchetto che si chiama R e a quel punto, oltre ai numeri, abbiamo anche questo simbolo più infinito.
Vi prego ragazzi, non, mi vengono le lacrime quando sento infinito un numero, quanto hai detto, infinitamente grande o estremamente addirittura. Meglio, almeno eviti la parola infinito che renderebbe la definizione un po' ricorsiva. Infinito non è un numero estremamente grande, perché se mi dici così ti chiedo, ah, e quale numero è? Me lo sai dire? Se è un numero, sei grado, io so dire dei numeri estremamente grandissimi, 10 alla 1 miliardo di miliardi. È un numero estremamente grande. È questo infinito? No, è più grande? 10 alla 10 miliardi di miliardi? Neanche questo, insomma, dimmelo tu quanto è sto numero, no? No, non me lo puoi dire perché non è un numero più infinito. Eppure tutti quanti adesso all'unisono siete d'accordo nel dire che si può fare la somma tra più infinito e se stesso, anzi, più semplice ancora, si può fare la somma tra più infinito e 5? Mi sapete dire quanto viene più infinito più 5? È giusto, di nuovo, ma com'è sta storia? Tu volevi dire qualcosa? È uguale a quello che dice lui, mi fate piangere. Vabbè, volete male proprio. Allora, quello che volevo mostrarvi è che alla domanda mi sapete spiegare che cosa significa questa cosa che sapete tutti e che io per primo vi dico è giusta, è vera, non dimenticatelo che infinito più 5 fa infinito, però alla domanda che cosa significa non sapete rispondermi, ok? Quindi io adesso vi spiego che cosa significa. E spoiler, quando all'esame vi chiederò che cosa significa che infinito più 5 fa più infinito, questo che vi sto spiegando adesso è quello che vorrei come risposta, più o meno. Perfetto. Bene. Allora, vi dico questo. Prendete due funzioni e chiamatele f e g. Qui ho chiamato A il loro insieme di definizione o l'insieme dove le considero, ok? Due funzioni che vanno da A in R. E prendete un valore x con 0, un elemento dei punti di accumulazione. Dimmi. R. Le funzioni vanno sempre in R, ragazzi, non in R esteso. Poi, quando faccio i punti di accumulazione, questa roba qui potrebbe essere, dipende da A, ovviamente, cioè è sicuramente contenuta in R esteso, potrebbe essere soltanto contenuta in R, dipende da A, no? Se è limitato o illimitato. Andiamo avanti e supponiamo che quando faccio il limite per x che tende a x con 0 di f di x e posso farlo perché? No? Perché posso fare il limite per x che tende a x con 0 di f di Ah, x? perché x con 0 è No? Perché x con 0 è un punto di accumulazione, quindi vedete perché ho scritto prima x con 0 punto di accumulazione, se no non posso fare questo limite. Supponiamo che questo limite venga qualche cosa L. Notare che non vi sto dicendo L deve essere un numero, tant'è che alla fine vi scrivo che sia L che l'altro M, che è il limite analogo per G, possono essere in R esteso, cioè sono in R esteso, intendo dire possono essere anche più o meno infinito. Ok? Bene, teorema, ok? Il limite di f di x più g di x è uguale a l più m. Teorema, il limite di f di x per g di x, sorpresa sorpresa, è uguale a L per m. Teorema. Il limite di f di x su g di x è uguale, indovinate un attimo, indovinate un po', è uguale a L su m. Questo teorema vi soddisfa? Perché? Cos'è che vi... Ok. Va bene, anche col meno, allora. Diciamo così, manca la sottrazione. Ora sei soddisfatto? Non dovreste essere soddisfatti, dovreste dirmi, ma prof, scusa, ci hai detto poco fa che L e M sono in R esteso.
Quindi in particolare potrebbe essere per esempio L uguale più infinito. Potrebbe, ok, ma quindi questo teorema qui, se L uguale a più infinito, L uguale più infinito, che cosa significa? Cosa significa che questo limite viene più infinito più o meno quell'M? Io non, mi dovreste dire, io non so che cosa significa più infinito più qualcos'altro, ok? Bene, allora ragazzi, avete ragione, ma quello che dico è questo. No, non ancora questo. Vi sto dicendo che se L è uguale a più infinito e M appartiene a R, questo limite qui viene più infinito. Quindi se volete ancora un altro teorema, avete altri dubbi, altri casi che non capite come fare? Dovreste dirmi, sì, non capisco cosa fare quando L è uguale a meno infinito. Ah, avete ragione, teorema, se L è uguale a meno infinito e M appartiene a R, allora questo limite viene meno infinito. Bravissimi. Allora, a questo punto vi dico, sentite ragazzi, invece di farvi tutti i casi che vengono qui quando L e o M sono più o meno infinito, cioè i casi in cui voi non sapete fare né il prodotto, né la somma, né il prodotto, e né la divisione, né la sottrazione, vi riassumo con delle scorciatoie linguistiche tutti questi teoremi. Cioè vi dico, questa roba qui, per esempio, che se L viene più, vale più infinito ed M è un numero reale, allora il limite di f di x più g di x viene più infinito, questo teorema lo riassumo dicendo, e lo metto tra virgolette per farvi capire che è un'espressione nuova, dicendovi che più infinito più M uguale a più infinito, quando M è un numero reale. Ok? Cioè vi do un significato alla somma, alla sottrazione, al prodotto e alla divisione in R esteso, cioè quando gli elementi che state sommando, sottraendo, moltiplicando, dividendo sono anche più o meno infinito. Quindi vi sto dando l'aritmetica in R esteso e vi riassumo qui le cose fondamentali dell'aritmetica di R esteso. Sono quelle che sapete a memoria. Più infinito uguale più infinito, perfetto. Più infinito più M, sottintendo quando scrivo M e non infinito che M è un numero reale. Ok? Quanto? Bravissimi. Poi che cosa mi rimane? Direi... l'addizione commutativa, quindi m più infinito uguale più infinito per forza, e più infinito ho già messo. Poi col meno infinito più m, meno infinito, e meno infinito, meno infinito, m meno infinito, meno infinito. Poi, più infinito per un numero. Beh, per più infinito quanto fa? Più infinito. Per più infinito. Sì, sarebbe più infinito, però si è spiegato bene. Mi stanno spiegando che era tipo... faceva parte di un altro insieme. Allora, teorema. Lo scrivo esplicitamente per questo caso qui, ok? Sia limite per x che tende a x con 0 di f di x uguale più infinito e limite per x che tende a x con 0 di g di x uguale più infinito, allora limite per x che tende a x con 0 di f di x per g di x è uguale a più infinito. Ok?
teorema, fidatevi, d'accordo ragazzi, fidatevi, vi sto dicendo che questo teorema si potrebbe dimostrare, questo teorema è vero, ok? Ripeto, questo teorema qui si riassume dicendo che cosa, vediamo se avete capito, che più infinito per più infinito è uguale a più infinito. Quindi no appartiene ad altri insiemi, no. Forse vuoi dire che è un infinito di ordine superiore. Questa è la frase che probabilmente ti torna in mente. Però non è quello di cui stiamo parlando, capito? Adesso stiamo parlando di queste cose che voi sapete che sono giuste, ma che fino a 5 minuti fa non sapevate che cosa significavano. Quindi adesso ve ne scrivo una e voi mi dite che cosa significa, come se fosse all'esame, ok? Sceglietene una di queste cose. Dai, qualche operazione con più infinito. O meno infinito, insomma. Per esempio, cosa? Facciamo più infinito per meno infinito. Questo è meno infinito, siamo d'accordo? Bene, all'esame, più infinito per meno infinito quanto fa? Rispondete? Meno infinito, perfetto. Che cosa significa però? Perché io, sai, la moltiplicazione tra con questo simbolo non l'ho mai fatta. Io la moltiplicazione la so fare tra numeri. Cosa significa che più infinito per meno infinito uguale meno infinito? Bocciato. Altro tentativo? Significa che e magari lo scrivi, lo scrivo io per te, scrivo quello che dici, quindi dillo lentamente. Significa che date due funzioni, date f di x, g di x, quindi allora, diciamo, date queste, allora limite per x, ok, per ora te le faccio passare, dai, vai avanti. Allora non, ok, vai. Ma qui c'è un allora? Cioè, data una funzione f di x, allora il suo limite è sicuramente più infinito. Non esistono funzioni che non tendono a più infinito. Ragazzi, è una bella dritta per il compito questo. E tutte le funzioni trovate tendono a più infinito. Per qualunque x con 0, poi tra l'altro. Tanto preparo la gomma. Allora, date f di x e g di x tali che questo limite è più infinito, poi cos'altro? Ok, dato tutto questo, allora è un teorema, ragazzi, deve essere un se allora, no? Allora, così? Ah, non l'avevo sentito, però guarda che fortuna, ho lasciato dello per fortuna che ho lasciato dello spazio, cioè, incredibile. Allora, il limite per x che tende a x con 0 di f di x per g di x è uguale a meno infinito. Quanta roba c'è in questa frasettina qui, E adesso vedrete cosa c'è in un'altra frasettina che pure sapete a memoria. Intanto una precisazione, però, visto che stiamo facendo quello che dovreste dire all'esame, diciamolo perfettamente. Che cosa significa? Mi hai appena detto più infinito per meno infinito è uguale a meno infinito. Che cosa significa? Significa che vale il seguente teorema. È un bell'inizio, no? E scrivete alla lavagna teorema. Mentre scrivete questo, scrivete teorema. Perfetto. Qual è l'enunciato del teorema? Date f di x e g di x due funzioni. Potete anche scriverlo. Funzioni. Dato
x con 0 punto di accumulazione del due funzioni, scusate, facciamolo proprio per bene. Quando mi date due funzioni, ragazzi, ricordatevi che dovete sempre dare dove sono definite e dove arrivano, dominio e codominio. Date f di x e g di x due funzioni da a in r, quindi implicitamente stiamo dicendo che sono definite su uno stesso insieme a, ok? Non su insiemi diversi. Diciamo che fate come ha fatto Gioele, andate avanti e dite tale che il limite per x che tende a x con 0 di f di x, io in questo istante vi fermo e vi faccio una domanda. Che domanda vi faccio? Vi chiedo, che è sto x con 0? Una mela, una pera, una banana? Che cos'è? È un numero, volevi dire che x con 0 è un numero? Non solo, volevi dire che x con 0 sta nei punti di accumulazione di A. Quindi non è per forza un numero, ma può essere anche più o meno infinito. Dimmi. No, la funzione va sempre in R. Le funzioni non vanno mai in R esteso. È quando poi fai l'insieme dei punti di accumulazione che quello ti può aggiungere più o meno infinito e quindi va dentro R esteso. Vedi, x con 0 elemento del derivato e limite di per x tende x con 0 di questa roba così, limite per x tende x con 0 di g di x uguale a meno infinito, allora il teorema dice che questo limite, il limite del prodotto, è uguale a meno infinito. Ok? 30 e lode. Senza dimostrazione, solo perché avete enunciato questo teorema nel momento opportuno. Adesso, ragazzi, vi chiedo, in tutte queste operazioni che vi ho dato e che voi sapete, io scommetto che ce ne sono alcune che mancano. Per esempio, quanto fa più infinito diviso più infinito? Quanto fa più sonoro? Quindi di nuovo lo sapete tutti questo. Bene, siamo all'esame. Ok, che cosa significa forma indeterminata? Che? Il linguaggio è sempre questo, ragazzi, mi dispiace, ma... scritta così non significa niente, d'accordo. Allora, infinito è infinito uguale forma indeterminata. Però se è una cosa che sapete tutti, che siamo tutti d'accordo, che si dice così, è strano che non significhi niente, no? Ci vorrà dire qualcosa. È semplicemente la solita scorciatoia per una frase più grande. Qual è questa frase più lunga? Ve la metto in un altro termine. Secondo voi c'è un teorema che dice teorema? E ci metto un punto interrogativo, perché non so se c'è. Secondo voi c'è un teorema che dice che, data al solito f di x, g di x, funzioni da a in r, x con 0 punto di accumulazione, bla bla bla, allora limite per x che tende a x con 0 di f di x su g di x uguale 18? C'è un teorema del genere? No, forse perché è 18, forse 42? No, neanche. Meno infinito? No, 0? Più infinito? Cioè, non c'è nessun teorema del genere? Cosa significa che è forma indeterminata? Che non c'è nessun teorema di questo tipo, nessun teorema che ci permetta di dire a priori che quando f di x tende a più infinito e g di x tende a più infinito, allora il limite del rapporto è o un numero reale o più infinito o meno infinito. Non c'è modo di dirlo a priori. Ok? Cosa intendo con a priori? Che ovviamente quando mi scegliete f di x e g di x delle funzioni particolari, in quel caso potrò dirlo sperabilmente. Per esempio, caso banale, se f di x è x e g di x, anzi f di x è x quadro e g di x è x, quant'è il limite di x quadro su x? No, per x che tende a più infinito. È più infinito. Ok, per x che tende a 3? Per x tende a 18 e 18, insomma, riusciamo a farlo in questo caso, no? Quello che voglio dire è che
Forma indeterminata significa che non possiamo dire a priori quanto viene. Per riassumere tutto questo, cosa significa? Che quando noi facciamo i limiti, ci troviamo un sacco di valori in cui fare i limiti. Moltissimi li buttiamo via perché la nostra funzione è continua. E quindi ci rimangono, non so, 3 più infinito e 0. Quando andiamo a metterci dentro 3, magari ci viene sopra un numero 18 e sotto ci viene più infinito. Che cosa significa sotto ci viene più infinito? Significa che quella funzione tende a più infinito quando x tende a 3. A quel punto usiamo il teorema. Teorema, se sopra tende a 18 e sotto tende a più infinito, a quanto tende il rapporto? No, 18 diviso più infinito io direi che fa 0. Teorema viene 0, ok? Che si riassume dicendo 18 su infinito uguale 0. Notate che scritta così sono addirittura due teoremi, perché sto dicendo che 18 diviso più infinito fa 0 e anche 18 diviso meno infinito fa 0, no? Vedete quante scorciatoie mettiamo. Bene, rimarranno quindi da fare quali limiti? Solo quelli in cui quando mettiamo dentro i valori per la x ci vengono delle forme indeterminate. Perché magari sopra ci è venuto 0, sotto ci è venuto 0, quindi in particolare quella funzione non è definita, ma non è un problema per il limite, non è che diciamo quindi non si può fare il limite. Il limite si può fare, ma quanto viene il limite di f su g quando f tende a 0 e g tende a 0? C'è un teorema che ci permette di dirlo a priori? No, perché sappiamo che 0 su 0 è forma indeterminata e quindi dovremo farlo. Se invece fosse venuto sopra f di x veniva 0 e sotto veniva 3, cioè, vabbè, in questo caso la funzione era addirittura continua. Se invece fosse venuto, ecco, teorema, cioè scusate, non teorema, ma 5 su 0, quanto fa? Prima rispondi come se non fossi ancora cominciata questa lezione. 5 su 0 quanto fa? Non si può fare. Bene, adesso ragazzi, da adesso in poi siete autorizzati a dirmi che 5 su 0 fa infinito. Ok? Purché alla domanda che cosa significa mi sappiate rispondere. Che cosa significa? Che vale il seguente. Vale il seguente teorema, ottimo inizio. Con f di x che tende a e g di x che tende a 0, allora continua tu. A x un 0, non l'abbiamo detto nella frase, quindi di f di x. Infinito. Allora attenzione ragazzi, però più infinito o meno infinito? Dipende da cosa? Dal segno di cosa? Dello zero? Altra cosa strana, dipende dal segno dello zero? Un'ora fa non mi avresti mai detto questa cosa, ti chiedevo qual è il segno di zero? Zero non ha segno, no? Non è né è l'unico numero che non ha segno, non è né positivo né negativo. E adesso cosa intendi? Dipende dal segno dello zero? Dipende da come la vostra funzione 0, cioè la vostra funzione g nel teorema, vedete come sto usando un sacco di abbreviazioni implicite, dipende dalla vostra funzione g nel teorema se tende a 0 da destra o da sinistra, cioè se tende a 0 più o a 0 meno. Quindi se volete 5 su 0 è una forma indeterminata, perché non potete dire a priori se viene più infinito o meno infinito, ma poco. Ok, perché è vero che non potete dire quanto viene, però sicuramente non viene 18, sicuramente non viene 5, sicuramente non viene un milione, cioè viene sicuramente infinito. Se più infinito o meno infinito dipende.
dipende dal segno dello zero, ovvero in questo teorema dipende dalla g. Ma in questo caso scriviamo infinito, semplicemente il segno, oppure scriviamo più o meno infinito? In questo caso voi probabilmente scrivete questo perché avete una funzione ben precisa. Quindi voi dite, viene infinito, ora studio il segno per capire se viene più infinito o meno infinito. Quello che scrivereste è il modulo di questo viene più infinito. Questo è il modo per dire che viene infinito, ok? Dimmi. No, in che modo dipende da quello? Dipende dal segno di zero, non dalla x. Facciamo un esempio. Allora, facciamo un esempio di questo caso specifico, ragazzi, che il vostro collega fa una domanda, vediamo. Allora, dobbiamo fare un esempio di qualcosa che sopra tenda a un numero e sotto tenda a zero, ok? Allora, intanto mettiamo quello che sotto tende a zero. Ditemi un'espressione che tende a zero per qualche cosa. No, dimmi solo il limite, lo mettiamo dopo. X meno 1, perfetto. Quindi direi che stiamo facendo limite per x che tende a 1. Perfetto, qui sotto viene 0 e ora sopra qualcosa che venga 5. Cioè 5. X più 4, meglio. Anche 3 più 2, però è la funzione costante. Allora, quanto viene questo limite? Allora, normalmente diremmo questa funzione non è definita in 1, quindi non posso sostituire l'1 dentro, ok? Ma poi per applicare l'aritmetica in R esteso dico quanto viene il limite di sopra? F di x a quanto tende? F di x, cosa sto chiamando F di x in questo discorso? X più 4. Quanto tende x più 4 per x che tende a 1? Non scrivo nulla, no? Ma lo penso. Beh, tende a 1 più 4. Perché? Perché x più 4 è continua, quindi tende a 1 più 4 uguale 5. Bene, e g di x a quanto tende quando x tende a 1? Tende a 0. Tende a 0 perché è continua e ci metto dentro x uguale 1 e quindi viene 0. Perfetto. A questo punto dico, mi trovo nella situazione in cui ho un numeratore e una funzione che tende a un numero, denominatore una funzione che tende a 0, a quanto tende f di x su g di x? Teorema, il suo valore assoluto tende a più infinito. Come faccio a dire quanto tende lei stessa? Perché è una forma indeterminata ma poco, no? L'unico modo per dirlo è studiare il segno. Ok? Tu come lo diresti invece? No, io perché sto dicendo questa che x che tende a 1 o così sopra per il segno più o meno a 1. Quello che devo dire. Ma se uno è... Cioè tu dici se c'era... Uno meno... Allora, diciamo, se è così, quindi secondo te quanto viene? Tu dici viene più infinito, ma dove non capisco se questo più è questo. Però sto chiedendo a lui perché è questo che vorrei capire. Ah, dipende dal segno, quindi non c'entra questo. No? Ora devi fare così per calcolarlo, però ti è chiaro che se faccio x più 4 fratto 1 meno x, questo stesso limite in 1 più viene 1 meno x, scusa. Questo stesso limite quanto viene? Viene più infinito? No. Sopra viene sempre 5 e sotto? 1 meno x, sì, scusate, scrivo così. Come hai fatto a decidere questo segno più? E come? Cioè, perché non viene meno infinito? Ok,
Quindi vedi, non è questo segno qui, ok? Qui non viene più infinito, qui viene meno infinito. Cioè per trovare questo segno dovete fare il segno di... Vabbè, x più 4 non serve perché ovviamente vicino a 5 è tutto positivo, no? E l'altro invece, qui quando ci avete 1 meno x vicino, per x vicino a 1, la vostra funzione quanto fa? Se è x meno 1, questa roba qui per x che vale più di 1 è positiva e qui è negativa. Ok, quindi quando mi avvicino a 1 da destra, ecco che viene 1 diviso 0 più, e quindi più infinito. Quando mi avvicino a 1 da sinistra, viene 1 diviso 0 meno, cioè un po' meno di 0, e quindi meno infinito. Ok, quindi questo tipo di indeterminazione si risolve così. E... Ma queste funzioni di base dovrebbero avere forza integrabile, oppure è un solito? Come questa è base? Allora, nel compito non vi capita la funzione così semplice. Se vi capita è perché l'avete ridotta voi tramite vari passaggi e siete arrivati a questo. Valutate voi, io vi dico sempre, dovete scrivere nel compito a sufficienza da farmi capire che avete capito. Se vi sentite proprio tranquilli, potete anche scrivere direttamente uguale più infinito. Magari mettendo semplicemente una cosa che me lo fa capire è uguale 5 su 0 più uguale più infinito. Questo già mi va bene, mi fa capire che hai pensato al segno vicino a 0, capito? Cioè, quindi così basta, senza stare a fare la... Così basta, certo. Però vi consiglio, se le funzioni sono più complicate, di farvi il segno. Anche perché spesso questo è all'interno magari di uno studio di funzione in cui il segno vi serve comunque. Ok, ragazzi? Una cosa, domani finiamo questo discorso sui limiti.